Lo so che avevo detto che non avrei fa più fatto recensioni o acquistato troppe Monster High, ma quando l'ho vista, praticamente sono morta. Infatti questo video lo sto facendo dall'aldilà, anche se questa qui attorno sembra camera mia, ma non lo è. Come vedete, questo qua a fianco bianco è il portale per il paradiso. Ah, meglio, è il portale per uscire dal paradiso. Ma non ne ho bisogno perché eccovi. Eccovi, Katie Mar. Ora vi mostrerò prima l'unboxing, la scatola, e poi vi farò la recensione manuale della bambola. La cosa che amo di più di questa scatola è che è davvero molto dettagliata e mio papà ha detto che secondo lui finalmente sono tornati a fare cose di qualità. Allora, questa scatola è davvero fantastica perché c'è, come vedete, Katy che canta e poi è pieno zeppo di suoi fan, anche questi fatti in modo molto dettagliato. Poi qui c'è la sua firma. E poi dentro c'è lei. Allora, il retro dice per tutti i miei fan. Allora, ho deciso di dare una zampata al mondo della musica, quindi non inizierò altri tour e non inciderò nuovi dischi. Al posto di continuare la carriera da rockstar, mi iscriverò alla Monster High questo autunno. Voglio diventare una vostra amica normale come le altre a scuola. Ma prima ho deciso di esibirmi in un ultimo concerto a cui siete tutti invitati. Ecco qua, come vedete la scatola è molto figa perché qui c'è l'ombra di Draculaura e di Claudine. Lei è la figlia del gatto Mannaro. Allora, Katy è a dir poco fantastica. L'unica cosa che lascia a desiderare di Katy sono gli stivali, perché dopo si tolgono in una maniera bruttissima. E vabbè, dopo vi faccio vedere. Comunque il piedistallo è meraviglioso perché ha lo stemma della Monster High, come vedete, ed è una nuova versione. Ed è nuovo anche il modo in cui le Monster High vengono messe sul piedistallo. Perché basta se... Adesso vabbè, io le ho messe sotto delle cose, però basta solo infilarle così, anche se secondo me non è molto sicuro perché poi cadono. Ma vabbè. Allora, togliamo il piedistallo. La spazzola, vabbè, è la classica nera, non ha senso neanche che ve la mostri. Dopo vi faccio vedere il diario e ve lo leggo, vi leggo la sua descrizione. Allora, per una volta sono riuscita a impostare una modalità in modo che i colori si vedano come sono. Eccoli qua. E mia mamma la chiama la Monster High Barbie perché è vero, cioè, se avesse la pelle come quella umana, diciamo, sarebbe di sicuro una Barbie. Allora, cominciamo dal retro. Ha una coda normalissima da gatto. Come vedete, qui si vede benissimo l'attaccatura del suo top. Poi ha dei capelli davvero molto lunghi, raccolti in una coda alta. E l'elastico per fermare i suoi capelli sono altri capelli. Poi ha questo orecchino con un 13. E questi due piercing. Poi, Katy, come vedete, ha la pelle talmente nera che risalta subito la bocca, il naso e gli occhi. Ed è piena di brillantini, praticamente ho brillantini ovunque. La sua collana è questa, che ha delle piume. Poi ha un microfono davvero fantastico perché è molto dettagliato. Come vedete, ha lo stemma della Monster High. Ed è tutto rosa. Poi ha un anello qua che sinceramente non mi piace molto questo perché non si capisce bene cos'è. Oddio. Comunque credo che sia un... come si chiama? Una specie di microfono. O meglio, come vedete, questo qua che loro fanno a mo' di anello è l'attaccatura per mettere il microfono in mano a Katy, però appunto loro facendola ad anello potevano farlo un po' meglio perché io non capisco cosa sia. Vabbè, ha dei braccialetti fighissimi perché hanno un sacco di borchie. Come vedete, sono tre totali. Poi di qua ne ha un altro con delle borchie fatte però in una maniera differente. E ha le mani in una posizione molto strana che si muovono, non girano molto bene.
Però si muovono su e giù davvero in una maniera fantastica e roteano anche molto bene, in modo appunto che possa impugnare il microfono nella maniera migliore. Il suo top è questo qui, che ha questa che sembra tipo una ragnatela, con questo sempre 13, fatto con i brillantini. È di un materiale comunque abbastanza plastico, quindi è davvero molto liscia il top. Poi qui, come vedete, ha un merletto, davvero molto semplice. Poi qui ha una gonna e a balze con moltissimi brillantini. E poi ha, come vedete, tutti questi strascichi che sono davvero molto, 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 molto morbidi. Sembrano quasi fatti di seta, ovviamente non è seta. Alcuni sono brillantinati, mentre altri sono appunto fatti in questa maniera e strappati un po' così alla buona, in modo appunto che ne possano far tanti in maniera molto semplice. Allora, vi piace Katie? L'avete trovata? Ce l'avete? Comunque all'inizio del video vi ho messo appunto il prezzo e il negozio dove l'ho comprato, appunto perché non lo chiedeste di nuovo, perché sennò sarebbe stata la domanda più fatta. Ora vi faccio vedere cosa non mi piace dei suoi stivali. Innanzitutto sono bruttissimi perché sono di plastica e questo è un lato molto negativo della bambola. Poi scusate che devo un secondo appoggiarmi così, un attimo. Ecco qua, la cosa brutta è l'apertura. Come vedete si aprono esattamente a metà e poi si infila il piede. E poi i due si agganciano in questa maniera e si chiudono semplicemente. E questo è l'unico lato negativo della bambola. Ora passo al diario. Allora, la copertina del diario è questa, sempre con un 13, e il retro ha il teschio della Monster Hug fatto con finti brillantini. Allora, andiamo a cercare quello che ha scritto in italiano, qui c'è la sua firma e dice leggere il mio diario potrebbe portarvi un po' di sfortuna. Ecco qua, allora, nome Katie Noir, età 16, genitori mostri, gatti mannari. Killer look, quando mi esibisco mi piace sfoggiare abiti vistosi e scintillanti perché non importa quanto mostruosamente enorme sia il palco o lo stadio, tutto deve sembrare minuscolo in confronto a me e alla mia performance. Anche quando sono dietro alle quinte adoro indossare vestiti sgargianti perché mi fa sentire mostruosamente fortunata. La mia croce, sono un pelino superstiziosa, ad esempio mangio sempre le stesse cose 2 ore prima di ogni concerto, 7 crocchette di pollo, 5 fette di mela, un frullato di lamponi. Devo salire sul palco da sinistra, uscire a destra. Nella scenografia dei miei show non devono mai esserci le scale. Poi, mostriciattoli da compagnia. Il fatto di non avere mostriciattoli è uno dei tanti sacrifici con cui un cantante del mio calibro deve fare i conti, ma spero di averne uno spettacolarmente simpatico molto presto. Attività preferita. Mi piace molto rispondere personalmente alle lettere dei fan. Ok, forse non fa molto star, ma questo mi aiuta a sentirmi più vicina a loro. Quello che mi irrita di più, non essere in grado di programmare la mia giornata. È da anni che ogni singolo minuto della mia non vita viene organizzato da qualcun altro e la cosa mi fa letteralmente rizzare i peli. Materia scolastica da urlo. Credo sia letteratura mostruosa. Una delle attività per cui trovo il tempo tra uno show e l'altro è la letteratura e mi piace molto dedicarmi ai classici e imparare sempre cose nuove. Materia classica da incubo, direi proprio geografia, ne ho abbastanza di tutto ciò che riguarda viaggiare. Colore preferito rosso scarlatto. Cibo preferito patatine fritte al formaggio piccante. Sono il mio sbrano post concerto preferito. Mostro amici per la pelle e non vedo l'ora di avere l'occasione di trovarne uno. Ok, la recensione di Katie è finita, del suo diario, di tutti i suoi oggettini, eccetera. Vi faccio vedere, se lo meglio, ecco qua, il piedistallo.
Perfetto. E niente, ragazzi. Allora, spero che la recensione appunto vi sia piaciuta. Vi ribadisco, lo so che avevo detto che non avrei più fatto recensioni, però Cathy Noir non me la potevo lasciare scappare perché se guardate su eBay costa davvero un abominio. E niente, ci vediamo al mio prossimo video, e che credo non sarà fra molto. Baci!